Buongiorno cari amici dal vostro Mr. Sunny Bass. Oggi affrontiamo il tema di Dexterity col contrabbasso. Dexterity è un Anatole, un Rhythm Changes scritto da Charlie Parker e io utilizzo la versione del Real Book 1. Partiamo subito dalla prima battuta. Per queste prime battute utilizzo spesso la posizione aperta. La posizione aperta è la posizione a quattro dita. In questo caso metto il primo dito al settimo tasto, dove c'è l'armonico del Mi, e quindi come se fosse un basso elettrico, perché è molto comodo in questo caso e in questa posizione si può tenere anche col contrabbasso. Quindi la prima battuta è così: Fa, Si, Re, Do, Si, La, Si, col Si bemolle. I Si e i Mi sono sempre bemolli perché siamo in Si bemolle maggiore. Quindi ripeto, metto il 2 sul Fa e faccio Fa, Si bemolle, sempre col 2, Re, Do col 4, allargando la posizione, Do, Si, La, Si. Quindi stando sempre con la posizione aperta, entro nella seconda battuta dove ho ancora Do, Si, Re. Quindi faccio il Do col 4, il Si col 2, il Re con l'1, poi vado a prendere questo Sol bemolle in terza corda, in questo caso torno a stringere la posizione. Seconda battuta sarà Do, Si, Re, Sol. Poi abbiamo un La, sempre qui, col primo dito in seconda corda, e ancora un Do che prendo allargando la posizione. Veniamo ora alla terza battuta. Dopo questo Do, c'ho subito un Si. Si, Fa. Tengo la posizione aperta e lo faccio ancora col 2. Si, Fa. Poi ho questo Re. E qui torno a stringere la posizione perché ho Re, Mi bemolle, Re, Si naturale, in seconda corda col 4, e un Sol, che io farei vuoto perché è comodo. Poi, entrando nella quarta battuta, abbiamo ancora questo Re. E quindi siamo qui in prima corda, Re, andiamo avanti. Torno ad allargare perché ho Re, Do, Si, Re, Do. Quindi posizione aperta, questa volta è Si è naturale. Quindi Re, Do, Si, Re, Do. Ora andiamo nel secondo rigo. Abbiamo delle pause, poi abbiamo questo Fa, che possiamo prendere tornando a stringere la posizione con l'1. Ho appena fatto un Do, quindi una quinta sotto, c'ho Fa e Si bemolle, tutte e due con l'1. Poi c'è un Fa diesis che prendo subito qui in terza corda con il 3. Quindi andiamo nella battuta successiva, dove c'è questa frase che fa Sol, Si, Do, Re, intanto questa quartina. Dopo il Fa diesis che ho fatto nella battuta precedente, c'ho Sol, Si, Do, Re. Sono arrivato a Re e adesso c'è questa terzina che torno a fare con la mano aperta. Quindi questa terzina è Mi, Fa, Mi, Mi, Fa, Mi. Vedete che prendo la Mi bemolle con il 2. Mi, Fa, Mi, Re, La. Poi c'è un Re e c'è un La. A questo punto mantengo la posizione aperta perché nella battuta successiva c'ho questo passaggio. La, Si, Do, La, Si, Do, La bemolle. Quindi La, Si bemolle, Do, li faccio con 1, 2, 4 aperta, mano aperta. La, Si, Do, La, Si, Do, La bemolle. A questo punto devo andare a prendere questo Sol bemolle. Resto in seconda corda e mi porto indietro. Lo prendo con il 3, Sol bemolle, poi segue un Sol naturale, Sol e via. Do, Si bemolle, Sol vuoto, Re, Do. Ripeto quest'ultima frase dal Sol bemolle. E quindi questa è la prima A. La seconda A si ripete uguale, solo che
Le ultime due battute cambiano, o meglio, cambia praticamente solo l'ultima battuta, quindi torno al passaggio dove c'è il barra 2, quindi al terzo rigo sempre del nostro Real Book 1. Si ripete come prima, abbiamo la si do la bemolle. Poi vado indietro, questa volta c'è un sol naturale, non sol bemolle, che prendo in seconda corda col 4 e faccio sol, si, do, si, si. Poi quindi qui abbiamo completato le due A. Ve le ripeto entrambe lentamente. Ora vediamo la B. La B, il bridge di Dexterity, inizia con un Sol e io faccio proprio il Sol vuoto, mi metto in queste prime posizioni. Sol, poi c'è un Mi naturale, Mi, un Si naturale, quindi una quinta, un La, un Fa diesis e un Re. Quindi la prima battuta è molto semplice. Sol, Mi, Si, La, Fa, Re. La seconda battuta mi parte dal Mi bemolle. E questo passaggio io utilizzerei proprio un barré con il terzo dito tra il Si naturale e il Fa diesis, perché abbiamo Mi bemolle, Mi naturale, Sol vuoto, un Si naturale e un Fa diesis. Faccio subito un barré, butto il dito, terzo dito direttamente su tutte e due le corde. Poi arriva la terza battuta del bridge e parte con un Re vuoto. E un sol vuoto, quindi re, sol, do. Qui c'è questo passaggio, questa acciaccatura. Re, sol, do, si, la, si naturale. Qui dobbiamo riuscire a fare questa acciaccatura così. Io praticamente do una pizzicata al si e basta. Pizzico solamente il Si, poi il Do, l'altro Si e pure il Sol mi escono tutte di legatura. Per far ottenere il Sol vuoto, do una pizzicatina dopo l'ultimo Si, sgancio la corda dandogli una pizzicatina con la stessa mano sinistra. Quindi Sol, Do, Si, La, Do, Si, Sol, Fa, sempre Sol vuoto. Altra battuta, ci sono solo due note. Sol, Fa, c'è ancora Sol, Fa, ma mi sposto, il Fa lo prendo col 3 questa volta. Fa, La, e avanti. Sol, Do, Si, Sol, Re. Il Sol posso farlo vuoto o anche premuto. Sol, Do, Si, Sol, Re, come preferite. Dopo arriva questo Fa e lo prendiamo col 4, perché c'è questa frase, Fa Mi bemolle Mi naturale La. Poi c'è un Do Sol che posso fare tranquillamente 4 e corda vuota, Do Sol. Intanto durante la pausa mi sposto con l'1 sul Fa, quest'altra frase, Fa Do Si Sol Mi bemolle. E adesso c'è questa battuta che parte dal Sol bemolle, quindi vado col 4. Vedete che devo fare Sol bemolle, La, avanti al Do, Re, avanti a Mi bemolle, leggo Mi bemolle col Fa e indietro Re. Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Re. E qui finisce.
il bridge. Ora vi eseguo ancora il bridge lentamente, partendo dal nostro sol vuoto. A questo punto torna l'ultima A, che è uguale, identica alla seconda A, alla A2 che abbiamo fatto prima. Ve la suono ancora lentamente, torno quindi con il 2 sul Fa. Questo incontro con Dexterity di Charlie Parker, preso sempre dal Real Book 1, come vi ho detto, è tutto. Spero che vi sia stato utile. E dal vostro Mr. Sunny Bass, un grazie e alla prossima.